Boss Nuzuki, sanità vita e buona visione. Allora, devo spegnere la televisione e mi metto in muro perché mi sta vedendo amici. Ok. No, perché non avevo sistemato bene il telefono. Allora, prima di tutto volevo dirvi che è un grande sacrificio perché io di solito non mi faccio mai video mentre si amici alla televisione. Devo andare a fare una cosa. Ragazzi, adesso sto meglio, cioè mi ero fatta malissimo. Io ero andata a prendere una cosa che dovevo farvi vedere. E vicino c'è lo scaffale. Si appoggia al muro, cioè si tiene al muro, quindi non è appoggiato alla terra. Si tiene a malapena appoggiato al muro. Io per appoggiarmi, per prendere questa cosa che stava in alto, mi è caduto lo scaffale sopra. Meno male che avevo il piede tipo così e mi è caduto su tutta la gamba, ma sto bene perché comunque è arrivata subito mia madre e mi ha tolto. Quindi sto a posto. Sì, vabbè, un po' mi fa male, infatti mi ha ossigenato tantissimo, ma sto a posto. Madonna, che brutto. Sto facendo un video ad amici che c'è cioè, un video, un tizio che balla, ma canto balla. No, c'è balla. Ah, è bianco, mi sembra. Sì, è bianco, è Alessio. Però mi piace questo ballo, vale. Comunque, devo farvi vedere una cosa. Ho comprato uno cuovo. Allora, io prima di tutto volevo fare il video tutte le mie scarpe, perché ne ho veramente tantissime. E diciamo che questo rientra in quelle delle tantissime. Ciao! Oggi dovevo andare a comprare le scarpe per mia sorella, cioè le Converse, la Footlocker, sì, vabbè, si dice così. E vabbè, le Converse per mia sorella le abbiamo comprate, stando lì. In più, Vans. Allora, sono originali, Footlocker, raga. Sono originali, non le ho comprate da paesi strani. Sono originali. Cioè, allora, voi, io sono sicura che uno, che almeno uno, che guarderà questo video, mira, ma fanno cagare, cioè fanno schifo. Perché, tipo, a un'amica mia che era venuta con me non li piacciono. Però non mi interessa, a me devono piacere, non a voi. Vabbè. Pronti, pronti, pronti. Allora, vi dico già una piccola cosa, non sono nere. No, c'è qualcosa di nero. Eccole. Vabbè, pure qua c'è questa cosa così. E queste qui le ho pagate 75, 70, sì, vabbè, 70. E sono originali. Vedete, va. Ma non c'è scritto. Vabbè, comunque sono Vans originali. E sono così, con i fiori. Cioè, oddio, mi prude. Sono Vans originalissima. Non sono da rocchie, non sono niente, perché certe persone mi prendono in giro. E a quanto vedo anche hanno un risalto, cioè sono anche un po' più alte. Con qualche cosa che mi deve far, infatti, prudere. Che questo che non c'era. Ok, e quindi queste sono le... Non so se questo vale, vabbè. Queste sono le mie Vans, bellissimamente belle, che domani mi metto per andare con le mie due migliori amiche, Sara e Alessia. E adesso ve le caccio. Questi sono i rispettivi piedi. E sono troppo belle. Vabbè, qua dentro hanno logicamente... E qui invece c'è la busta con tutto scritto Vans. Che tipo, appena le ho aperte, perché mi ha dato proprio lo scatolo, stavano così incartati. Non capisco se sono aperte così. No, signorina, non lo può fare. Ah. Mi scusi. Footlocker a Lecce. Sullo scatolo metterò le cover, raga. Da so di. Perché delle Vans dopo. Quindi vabbè, avanzate, originale. Io ho preso appunto il numero, dove sta?
Aspettate, aspettate. Vabbè, io sei il numero 36 e 35 di queste, però io ho preso il 37. Possiamo vederlo, 37. Perché il 36 mi andava troppo piccolo e quindi ho dovuto prendere il 36 che mi va bene. Che mi va veramente molto bene. Adesso volevo farvi vedere le altre mie scarpe, visto che ho un po' tempo. Devo sbrigarmi, devo uscire. Anche se è prestissimo, cioè è tardissimo, sono le 10:51, devo andare a prendere le mie. Allora, cominciamo da uno scatolo, che non c'è un cavolo, è vero. In questo scatolo non c'è un cavolo. Va, vabbè. Facciamo verde. Ah, una delle mie preferite, che non metto mai. Queste originali sono della Benetton. Cioè, almeno penso. E sono bellissime, stupendissime, fatte, bellissime. Solamente il problema è il colore, se no sarebbero perfette. Stanno dentro una scatola che non è loro, però. Poi ci sono tutti i ciabatti anche in questo. Oddio, qua ci sono le mie prime scarpette di danza. Ciao. Queste sono le mie prime scarpette di danza. Poi ho queste ciabatte, che sono state le mie prime ciabatte enormi. No, non è vero, sono le prime ciabatte che ho indossato per strada. Avete capito? Vabbè, queste come non potevo averle di Lisa, ha avuto l'uovo. Esattamente, ce l'ho perché mi piacciono, non perché magari io le volevo. Poi vabbè, qua non c'è niente, non c'è qualcosa. Ah, vabbè, sempre ciabatte anche questa, raga. Non ho molte scarpe, non me ne faccio molte. Queste per andare tipo in spiaggia. Indosso. Poi questa ovviamente per l'inverno, sono molto calde. Yes, mamma! Ovviamente Vans nere, io vado pazzo per le Vans, per chi non ha capito. Le mie solite ciabatte e queste qui, stivaletti pagati 150 euro. Le Vans invece le ho pagate 75 anche queste. Sì, vabbè, questo non si chiude. Amore, ciao, è tornato il mio cane, è venuto a salutarmi. Ciao, ciccio pasticcino della mamma. E qui sono tutte le mie scarpe. Devo andare perché devo andare troppo. Ciao, vi adoro.